Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Insomma, in un anno il numero dei migranti è raddoppiato e sono arrivati in Italia, Spagna, Grecia e Malta 434.000 migranti in questi primi 9 mesi, quindi il doppio rispetto all'anno scorso nei primi 9 mesi. È un dato impressionante, c'è chi dice che se non si risolve la situazione della Siria potrebbero diventare addirittura milioni, quindi non possiamo non parlarne. Parliamo poi ovviamente d'altro, parliamo di quello che sta succedendo per il nuovo Senato regionale, insomma la cosiddetta Camera delle Regioni, scontri, manfrina, insomma senatori che non vogliono perdere il loro posto e quindi si inventano tanti pretesti per dare battaglia e contrastare il governo, insomma ne vediamo ogni giorno di cotte e di crude, ma poi parliamo ancora anche dei sindaci, dei comuni, parliamo dell'accorpamento che è stato, abbiamo dato ieri in diretta la notizia. Ieri sera c'era Mauro Armelao che ha visto sul cellulare dell'UGL Polizia, appunto, ha visto sul cellulare la notizia della fusione tra prefetture e questure, Belluno con Treviso, Rovigo con Padova, quindi polemiche al calor bianco anche su questo. Grazie, ieri sera ascolti astronomici, migliaia di sms, quindi veramente grazie. Grazie molte, stasera parliamo ancora dei temi che vi riguardano, riguardano tutti noi indirettamente, perché poi la migrazione si riflette sul lavoro, sull'economia, su tutto quello che poi noi viviamo, tutti i problemi che viviamo quotidianamente. Allora vi presento subito gli ospiti di questa sera, Alessandro Bolis, che è sindaco di Carmignano di Brenta. Sindaco, buonasera. Buonasera. Ieri abbiamo parlato di un caso umano durante la nostra trasmissione, il sindaco vuole fare delle precisazioni che ovviamente farà tra pochissimo. Sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Sciunschi, buonasera. 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 Buonasera, adesso arriva anche Nicola Finco, capogruppo in Consiglio regionale della Lega Nord. Buonasera all'europarlamentare Davide Borrelli. Buonasera. Movimento 5 Stelle. E anche a Remo Sernagiotto, europarlamentare di Forza Italia, grazie. No, non più. No, non più, scusa. Conservatori riformisti. Conservatori riformisti. Buonasera, esatto. Direttore. Buonasera, ha fatto bene a precisarlo. Antonella Tocchetto. Buonasera. Del Partito Democratico, Consiglio Comunale di Treviso. Grazie molte al sindaco di Chioggia, Giuseppe Casson. Buonasera, buonasera sindaco. Buonasera a voi. E Michele Favero di Indipendenza Veneta. Buonasera, buonasera direttore, buonasera, grazie l'invito. A tutti. Tanti sms già pronti, io direi di partire dalla notizia che oggi ha in qualche modo ha occupato tutte le prime pagine dei siti online, cioè il dato sui 434.000 migranti arrivati nell'ultimo anno e ricordiamo anche i 3.000 annegati, la gran parte nel canale di Sicilia. Allora, Davide Borrelli, Movimento 5 Stelle, l'Europa che si spacca, abbiamo titolato, porte aperte, semiaperte, socchiuse, chiuse, è un'Europa che davvero ogni giorno lascia abbastanza interdetti. È un'Europa che, come diceva il Presidente della Commissione 2 giorni fa, non esiste, c'è poca Europa e c'è poca Unione. La realtà è che questo numero è, a mio avviso, destinato a raddoppiare nel 2016, perché con la situazione che abbiamo
nel Mediterraneo, i numeri non possono che seguire questo trend. L'Europa andrebbe un attimo specificato meglio, però io ringrazio di essere qui oggi perché vorrei proprio specificare questo a chi ci ascolta. L'Europa non è una cosa sola, non esiste solo il Parlamento europeo o la Commissione, parliamo di tre elementi diversi, Commissione, Consiglio e Parlamento europeo. Il Parlamento europeo e la Commissione europea, quindi di fatto quelli che sono gli elementi che sono votati dai cittadini, hanno già dato il loro parere sul tema immigrazione e hanno già proposto delle soluzioni, parliamo di aprile. Io sono presidente di un gruppo al Parlamento europeo e quindi faccio parte della conferenza dei presidenti, quindi la linea politica del Parlamento viene decisa in quella stanza e io ne faccio parte e posso garantire che già a fine aprile la linea era chiara e il Parlamento aveva indicato delle soluzioni assolutamente attuabili nell'immediato. Il vero blocco è avvenuto in Consiglio e continua a avvenire in Consiglio. In Consiglio parliamo degli Stati membri, quindi sono gli egoismi dei singoli Stati membri che non riescono a trovare una soluzione, ma le soluzioni sul piatto le abbiamo messe tutte. Le abbiamo messe dicendo per esempio che la prima cosa che andrebbe fatta è quella di organizzare nei paesi di provenienza delle sedi in modo tale che le persone che hanno diritto di asilo, solo quelle, possono fare richiesta direttamente nel paese di provenienza senza dover imbarcarsi e attraversare il mare. La seconda richiesta che abbiamo fatto è assolutamente di avere più mezzi e più mezzi economici per il controllo mediterraneo, quindi una specie di guardia costiera europea. Abbiamo chiesto che ci fossero dei paesi sicuri, quello che ha detto poi anche due giorni fa il presidente Juncker, e quindi che esista un filtro fatto a priori da chi oggi si vede attraversare da questi migranti. Abbiamo chiesto che i tempi di identificazione vengano ridotti. Oggi l'Europa stabilisce 180 giorni, l'Italia 90, ma secondo noi potrebbero essere ridotti e andrebbero respinti tutti quelli che non hanno il diritto di avere asilo. Come abbiamo chiesto con forza la revisione del Trattato di Dublino. Secondo noi è assurdo che una persona che voglia andare in Germania si debba fermare in Italia e debba ricevere i controlli in Italia. Andrebbe distribuito in maniera diversa. Ma si può fare come la Merkel che l'ha sospeso così su a sponte senza chiedere? Ribadisco, sono sempre scelte degli Stati membri. Sì. La realtà è che se si chiede una soluzione europea, alla fine poi va dato un mandato all'Europa per risolverla. Sì. Ma l'Europa non riesce a mettersi d'accordo in Consiglio. Il singolo Stato lo può fare, chiaro che lo può fare. Però l'ideale, dal nostro punto di vista, ma credo anche da tutte le forze politiche, è che essendo un fenomeno europeo venga gestito a livello europeo. Però per farlo bisogna trovare l'accordo di 28 Paesi membri. Telegrafico, Luigi Di Maio è il successore di Grillo, cioè diventerà già il nuovo leader. L'unica cosa che so per certo è che non sarò io perché sono al secondo mandato. Io credo che deciderà la rete come sempre. Ecco, così è stato detto anche dal leader del Movimento 5 Stelle. Ci dicono che anche i Veneti una volta emigravano, mandavano a lavorare, non portavano mafia o terrorismo. Viva San Marco. Onorevole Sernagiotto, allora spieghiamo un po' i conservatori riformisti di cui io non ho specificato che c'era stato questo. Sì, no, ci sono in Parlamento europeo in particolare i tre grandi gruppi, i popolari è il primo gruppo, i socialisti democratici il secondo gruppo, il terzo gruppo è quello dei conservatori riformisti che si riconoscono in David Cameron in Europa, poi si riconoscono anche nel primo ministro australiano, nei repubblicani americani, adesso lo stesso Sarkozy. La destra, cosiddetto centrodestra francese, ha cambiato nome, si chiamano repubblicani anche loro. È il partito che parla di uno Stato forte ma minimo, è il partito che parla di una società molto attiva e invece la comunità politica che deve essere forte in certe cose ma non deve essere una comunità questuante come che è quella in tutta Europa. Cioè taglia i costi, per dire noi adesso abbiamo preparato emendamenti sul nuovo bilancio per 2 miliardi di euro di tagli, anche se poi non passeranno perché i 220 circa popolari e i 185 socialisti democratici hanno la forza, la maggioranza e votano sempre insieme. Io arrivo in Europa facendo parte del Partito Popolare Europeo e avevo anche una grande considerazione prima di entrare in Europa. Quando ho cominciato a capire il modo di governare, che è quello
quello dell'aumento della spesa continuo, cioè il sistema. Anche lì, diciamo. Anche lì, no, lì ancora peggio. Ancora peggio. Ancora peggio. Lì proprio c'è un aumento della spesa, facciamo un esempio, quanti dipendenti hanno le tre strutture che diceva prima, il Consiglio, che è quello che conta, la Commissione, che conta un po', e il Parlamento Europeo, che non conta niente. Hanno 65.000 dipendenti. Ecco, per capire, continueranno ad aumentare, cioè il sistema europeo è uno sistema molto peggio del sistema italiano. Poi ci sono, c'è questo grande problema, prima lo citava anche l'amico Borelli. Noi non fermeremo quella migrazione, vogliamo chiamarla quella economica, che dobbiamo respingerla, e invece quella che chiede asilo, che giustamente è là dove c'è guerra e compagnia. Ma chi ha voluto la disgregazione del Maghreb e del Medio Oriente? Diciamocelo francamente, oggi ci sono delle forze. Perché la Siria è stata destabilizzata? Perché Bashar al-Assad è sempre stato amico e dava nel Mediterraneo il porto sicuro ai russi. Cioè, questo lo dobbiamo dire. Quando il vero pericolo, lo Stato Islamico, che la Turchia ha chiesto autorizzazione quasi all'America, invece colpisce 10 volte i curdi e una volta lo Stato Islamico. Perché? Perché il vero pericolo, si è discusso troppo poco di curdi, sono 40 milioni e vivono in una diaspora con tre grandi blocchi, quello in Turchia, quello in Siria e quello in Iraq. La possibilità che le frontiere tra Iraq e Siria si stiano rompendo, potrebbe nascere lo Stato curdo, e avere un confinante così è un po' come quando vivi che sulla casa in fianco hai la siepe da tagliare con uno magari che non lo condivide molto, e perciò è molto difficile. E questo è il problema. Lo Stato Islamico, poi anche l'Arabia Saudita ci mette la sua, lo Stato Islamico, solo Francia, Inghilterra e America ci impiegano 10 giorni a eliminarlo. Ma chi non lo vuole? E questa è la domanda che ci dobbiamo porre, perché noi non fermeremo, abbiamo visto quelle scene, diceva molto bene, noi possiamo votare, ieri Juncker, l'altro ieri aveva anche una condizione personale, perché gli era appena morta la mamma, e perciò difficile, infatti era in difficoltà. È giusto che fosse stato così, perché quando mamma morta e papà che sta molto male, certo. Ma la verità è che quello che decide Juncker non conta niente, perché se non viene ratificato dal Consiglio, dai 28, e deve essere ratificato all'unanimità, faccio un esempio per capire, l'euro. Per poterlo introdurre hanno dovuto accettare che due grandi paesi europei potessero, e sono fuori dall'euro, Inghilterra e Danimarca, per tutta la vita, perché poi invece gli altri, Polonia, devono entrare, li stiamo aspettando, ma fanno tutti quello che vogliono. Perciò quello che conta è il Consiglio, cioè sono i 28 i primi ministri che decidono le sorti, e basta che uno dica no, quel trattato non funziona. Vogliamo spiegare un attimo, e qui c'è Borelli, come funziona? Lo possiamo fare. Lo facciamo fra poco, come funziona il Parlamento europeo. Siete tanti stasera, ne abbiamo spesso 8 di ospiti, ma siete tutti molto ferrati nelle materie in cui, di cui ci occupiamo. Allora, se continuiamo a dare messaggi di apertura e di deuterio buonismo, si metteranno in movimento centinaia di milioni di africani e sarà la fine. Nicola Fico, allora, Salvini continua sulla stessa linea, e in sostanza ha persino detto, se dovessi avere, se ne fosse bisogno, ospiterei un profugo nel mio bilocale. Beh, purché si parli di profughi, va bene anche ospitare qualcuno. Il problema è che la gran parte di quelli che ci stanno arrivando e che sono arrivati negli ultimi anni non sono assolutamente profughi, ma tre quarti di questi sono di clandestini. Basta citare alcuni numeri: non più di 20 giorni fa abbiamo fatto un incontro, i capigruppo del Consiglio regionale, assieme al prefetto Cuttaia, che è il, diciamo, responsabile un po' della gestione del fenomeno migratorio in Veneto, e dopo una serie di domande gli ho chiesto, per quel che riguarda tutto il problema della sicurezza, visto anche l'escalation di furti, di criminalità, ma anche quanto è successo in Italia nell'ultimo periodo, e lui mi ha risposto dicendomi: guardi consigliere, non si preoccupi, perché la situazione è sotto controllo, tutti i clandestini, i profughi che arrivano sono schedati, gli vengono prese le impronte digitali, gli vengono fotosegnalati. Anzi, le dico una cosa in più: dove sono ospitati i profughi, visto che ci sono più pattuglie di controllo, quelle zone sono le zone più sicure, dove si verificano meno furti, meno atti di criminalità. Allora io gli ho risposto: bene, allora vorrà dire che metteremo un profugo per ogni paese, visto che servono come deterrenti. Però al di là delle battute,
Dopo tutte queste rassicurazioni, gli ho chiesto i numeri dell'ondata migratoria in Veneto e lui mi ha detto: guardi, sono arrivati nell'ultimo anno e mezzo circa 16.000 profughi barra clandestini, ad oggi di questi 16.000 in Veneto ne abbiamo solamente 5.000, degli altri 10.000 noi non sappiamo più nulla, noi non sappiamo se sono ancora in Veneto, che cosa fanno, se sono ancora in Italia, se sono in qualsiasi altra regione o se sono andati all'estero in qualsiasi altra parte. E questo la dice lunga uno su come lo Stato sta gestendo il fenomeno, ma la dice lunga anche su come stanno lavorando i prefetti ovviamente sono sotto attacco da parte di tutti, però ovviamente loro sono dei tecnici dello Stato e quindi rispondono allo Stato, però quello che stanno facendo è veramente una cosa assurda. Poi alla fine ci hanno chiesto di creare una cabina di regia a livello regionale per dare una mano alle prefetture nel, diciamo, gestire questa emergenza. Questo vuol dire che lo Stato ha gettato la spugna. In primis sono loro, i prefetti, a rendersi conto che il fenomeno è totalmente incontrollato perché non sanno gestirlo. E purtroppo a livello nazionale ci ritroviamo con un governo che è totalmente debole, che non sa non solamente accelerare i tempi per la verifica degli stati d'asilo, ma non sa nemmeno ad applicare delle politiche serie. Vediamo che in giro per l'Europa, di là dei governi più o meno democratici, tutti stanno attuando delle politiche attente a difesa dei propri territori. Vuoi la Merkel che dice voglio solamente profughi siriani, vuoi chi sta costruendo muri dalla Macedonia alla Bulgaria, all'Ungheria, all'Austria che blocca le ferrovie, alla Danimarca che blocca le ferrovie e quant'altro. Però tutti quanti stanno comunque dicendo: bene, se sono obbligato ad accogliere questa gente, almeno accolgo solamente chi ha lo status di profugo. Il problema è che gli altri paesi stanno portando a casa chi veramente ha bisogno e ha il diritto d'asilo. Noi ci stiamo imbarcando di tutto di più senza considerare non tanto il fenomeno solamente in questo momento, ma quello che ci troveremo in questi territori fra qualche anno, perché fino a quando lo Stato ci garantirà questi soldi e la gestione di queste persone all'interno delle cooperative piuttosto che dei vari enti privati? Un domani che un sindaco si troverà con queste persone magari all'interno del proprio territorio e magari lo Stato non elargirà più questi 35 euro. A chi saranno messi in capo queste persone? Chi dovrà mantenerle? Senza poi considerare il problema di inserimento, perché mettiamo anche che siano tutti profughi, cosa li mettiamo a fare queste persone? Li mandiamo a lavorare dove? A fare cosa? Qualcuno si è sognato di fargli fare questi lavori socialmente utili, però anche questo, può essere magari lo specchietto per le allodole per dire ai cittadini state tranquilli che intanto si mantengono perché si guadagnano la pagnotta di pane, però questo non è il modo di superare un problema del genere. Abbiamo visto, come dicevate prima, l'Europa che comunque è questo contenitore, però è vuoto perché non sa gestire nemmeno un fenomeno come questo, e vorrei sapere che cosa sta facendo l'ONU, come si stanno muovendo anche queste organizzazioni internazionali, perché non ci resta che affidarci a loro, perché abbiamo visto che gli stati, i singoli stati membri o fanno dei muri di cemento o di reticolato oppure sono in balia di loro stessi, quindi non so, cioè, tutte queste istituzioni europee ci costano un occhio alla testa, come diceva prima il buon Sanagiotto, strutture di qua, strutture di là, e poi alla fine... Sai quanto costa la doppia sede? La legislatura, un miliardo all'anno. Accide. Solo la doppia sede. Ma là non esistono corti dei conti che ci mettono il naso su queste cose. Dei conti, prima di pensare al ponte sullo stretto. No, scusa, all'anno, a legislatura. Miliardo a legislatura. Alfano dovrebbe preoccuparsi di sanare il debito di 6 miliardi della sua Sicilia, costi standard. No, visto che siamo ancora all'inizio della trasmissione, so che voi lo fate spesso, però volevo lanciare l'appello per mandare un sms al 45 500, donare 2 euro per la Riviera del Brenta. Questo numero è attivo fino a martedì prossimo, fino al 15 di settembre, quindi è un piccolo gesto però che veramente possiamo contribuire tutti noi alla Riviera del Brenta, visto che lo Stato si sta come al solito dimenticando, donato fino adesso, ha dato 2 milioni su 90 che abbiamo richiesto, però sappiamo che i veneti sono sempre stati vicino ai fratelli in difficoltà, quindi vi chiediamo questo sforzo e lo stiamo facendo tutti. Grazie. Allora, intanto dopo la prima ondata, così la grande disponibilità della Germania che rimane, poi l'Austria ha cambiato parere perché questa ondata è interminabile, quindi hanno chiuso le frontiere, hanno fermato i treni e insomma c'è anche un muro che si sta costruendo in Ungheria, è sempre più difficile passare. Il timore è che tutto questo flusso possa spostarsi verso ovest, andare verso la Slovenia e poi arrivare anche in Italia, ma è un timore, per ora non bisogna lanciare allarmi che ancora non sono
credibili. Allora, vediamo delle immagini, prima di sentire Antonella Tocchetto, intanto parliamo ovviamente della Marcia degli Scalzi, manifestazione che è stata organizzata in favore dell'accoglienza qui in Veneto, a Venezia, in particolare al Lido. Moltissime persone hanno partecipato, c'erano molti esponenti dei centri sociali, pochi VIP di partito, oltre che del mondo del cinema, che erano attesi, c'era Nichi Vendola tra gli altri, ma insomma è stata una manifestazione molto affollata, tanta gente con i piedi scalzi, è successo lo stesso anche in altre 70 città italiane e per iniziativa del regista Andrea Segre, che tra l'altro ha girato un film un paio d'anni fa molto bello a Chioggia, proprio che aveva per tema Io sono lì, ecco, che parlava appunto di, in qualche modo, di immigrazione. Questo è il corteo che si snoda, insomma, che praticamente ha percorso tutto il lungomare, era partito così dall'arrivo dei vaporetti e si è diretto verso il villaggio del cinema. Ricordiamo che si chiude domani la mostra del cinema, anzi si chiude domenica con la consegna del leone d'oro. Ecco, vedete ancora immagini girate dai nostri operatori, c'era Ilaria Marchiori, vediamo poi se avremo anche qualche dichiarazione. Molti gli extracomunitari, gente di ogni età, che è arrivata non solo dal Veneto, ma insomma da molte parti d'Italia, gente anche, mi hanno detto, che seguendo la mostra veniva anche dalla capitale, dove ci sono moltissimi dei partecipanti alla mostra del cinema di Venezia. Allora, Antonella Tocchetto, a parte queste manifestazioni, come pensa che si potrà in qualche modo gestire questo problema? Perché qui si parla di accoglienza diffusa, ieri il prefetto di Padova ha detto ma faremo l'hub a Bagnoli, quindi c'è molta tensione a Bagnoli, perché insomma la gente non vuole avere un centro di accoglienza vicino al paese. Beh, allora, il problema è complicatissimo, perché anche le ricette che si sentono anche stasera significano che anche chi ha dei ruoli politici istituzionali di governo, lo stesso Finco di fatto è nella maggioranza di questa regione, non ha ricette, come non ce le ha nemmeno Salvini, perché il problema, purtroppo, è bene che ce lo diciamo, è solo all'inizio, questo è solo l'inizio della vicenda. Ora, bisogna capire se, e sono veramente, diciamo così, preoccupata dopo aver sentito Borrelli e Sernagiotto, del fatto che l'ennesimo carrozzone europeo, che sapevamo esistesse, ma forse speravamo che avessero un po' più di voglia di mettersi in un momento storico particolare complicato, e rimane un carrozzone dove ci sono delle proposte, ma mi pare che poi in consiglio nessuno ne discute, e alla fine una soluzione europea su un problema molto drammatico non c'è, perché di fatto il problema è che non c'è solo la Siria, ma c'è tutto il Medio Oriente. Poi vedremo, perché se partono i cacciabombardieri e uccidono un po' di gente in Siria, là si scatena veramente l'inferno, perché ha ragione su una cosa Sernagiotto. Molti degli editoriali di questi giorni dicono chiaramente che questo fantomatico ISIS poi è pauroso nella parola, ma di fatto ha dimostrato in alcune situazioni, anche a Koban, che se si usa una forza, questi arretrano. Allora non si capisce come mai questo fantomatico ISIS, di fronte a una forza europea sicuramente e internazionale forte, che può controllare con serissimi servizi segreti, non riesca ad essere arginato. Questo proprio non si capisce come mai. E su questo do ragione a Sernagiotto. Ci sono dei paesi che non collaborano. Certo che non collaborano, però diciamolo anche tutto, che la forza di questi paesi, che sono sicuramente anche una risorsa economica forte, però per esempio l'Arabia Saudita non è che si prende tanto conto dei vicini di casa, no? Prende 40, 50, no, ne prende 4.000, 5.000, i numeri sono bassissimi, ma alla fine sta ferma. C'è poi anche da dire però che la forza di questi paesi sono solo
il numero dei soggetti. Cioè noi parliamo di, perché arrivano, ne arrivano tantissimi? Perché a gruppo familiare, diciamo così, hanno 7-8 figli in età giovanissima, sono tutti giovani, cioè il numero è fortissimo, ma sicuramente però non hanno, come dire, una costruzione culturale, intellettuale così forte da essere anche dei forti strateghi. Cioè sicuramente hanno la possibilità attraverso una, diciamo così, una forte attaccamento religioso dovuto anche alla una serie di sopravvivenza di essere così pericolosi da mettersi in una grande metropoli che noi non potremmo sicuramente salvaguardare e magari far scoppiare la bomba come è successo peraltro in Thailandia 10 giorni fa. Ma di fatto però, di fronte a un grande mondo culturale e stratega come può essere l'Europa, noi non riusciamo ad arginare un processo veramente incredibile. Però c'è anche da dire che l'uomo, cioè la vita umana, è una cosa che colpisce tutti. Ha colpito perfino Salvini, che dice: se avviene il profugo è ovvio che io non sono così brutto e cattivo da voler vedere il bambino che muore per strada o in mare. Allora, il fatto è che o qui si trova una soluzione europea seria, perché anche se fanno i muri, hanno tentato di farli anche nella ex Jugoslavia i muri, ma alla fine mi pare che uno dei paesi, a un certo punto la Macedonia, abbia aperto le frontiere perché questi spingevano, così come quando c'è stato l'assalto ai treni, chi gli ha fermato il treno? A un certo punto questi sono saliti e hanno dato il via libera. Allora, o si trova una soluzione di tipo europeo, che non può certo trovare Renzi, ma che devono trovare tutti, e la Merkel in questo senso ha fatto un rapido cambio di strada negli ultimi 15-20 giorni, altrimenti noi ci troveremo di fronte a una situazione migratoria talmente forte che i prefetti, poveretti, cosa possono fare? Tra le altre cose, i prefetti in questo momento sono in quella fase dove, siccome si urlava al lupo, eliminiamo le prefetture, il governo Renzi lo sta facendo, perché intanto inizia ad accorparle e poi non si sa che cosa succederà. Ma eliminare certe, diciamo così, figure dello Stato o comunque modificarle in un progetto di uno Stato diciamo così, meno burocrate, è un processo che si sta avviando, per cui alla fine un prefetto come Treviso, che adesso si trova anche Belluno, avrà ben due realtà di cui far fronte in questa situazione. Io ripeto, credo che non ci siano ricette, perché in questo momento no, noi 6-8 che siamo qua stasera abbiamo una ricetta, ma non ce l'ha neanche la Merkel, perché viaggia diciamo così aggiornata. Spero solo che veramente l'Europa faccia un salto di qualità diverso. Chiudo solo dicendo che perfino Obama si è reso conto che la situazione europea è talmente catastrofica che è disposto a tenersi intanto un po' di seriani. L'unico che non sento è la Cina, che però è proprietaria dell'Africa. Però Obama è contrario all'intervento della Russia, che sta aiutando il dittatore Assad, insomma, no? Il presidente siriano, e si sta sottovalutando, si dice spesso, l'ISIS, perché sono già arrivati sul Golfo della Sirte. Lì per un giorno prendono una nave crociera e arrivano qua. Non è che ci vuole tanto. Però sarebbero disorganizzati, sembrerebbe. Si dice che tra 15 anni avremo 200 milioni di africani in Europa, se ne dicono tante, questo e altro si sente dire, non sappiamo dire quale sarà il futuro di questo continente. Allora, Sindaco Casson, intanto grazie per essere qui, perché noi vorremmo parlare più spesso di Chioggia, lo facciamo con la nostra redazione di Venezia, ma ci piacerebbe seguirla di più. Avete un grosso problema, mi pare, anche lì, perché c'è, ieri il prefetto di Padova ha detto: abbiamo attenzionato Bagnoli. Quando si dice attenzionato vuol dire che quello diventerà una... Lì c'è un'ex base missilistica che è stata presa in considerazione. Qual è la situazione lì? In primo luogo volevo associarmi all'appello che ha fatto il consigliere Finco. Certo. Quell'SMS è un SMS che io confido venga utilizzato nella massima misura. Abbiamo adottato anche noi questa iniziativa come comune di Chioggia, quindi grande solidarietà per le popolazioni che sono state colpite della riviera del Brenta. Per quanto riguarda la vicenda Chioggiotta, è una situazione che ho avuto modo anche di evidenziare nel corso di una telefonata qualche settimana fa. Era stata immaginata da parte del prefetto di Venezia la collocazione di un numero imprecisato di migranti nell'ex base missilistica di Cabianca. È una piccola frazione di 500 abitanti
che dista qualche chilometro da Chioggia, nella quale appunto c'era questa caserma dismessa da ormai 20 anni, che era stata immaginata come luogo nel quale collocare dei moduli abitativi con un numero che senz'altro sarebbe stato indefinito in prospettiva. Io ho scritto in quell'occasione, circa un mese fa, ad Alfano e al prefetto, evidenziando che cosa? Chiedendo semplicemente che lo Stato rispettasse le sue regole. Io credo profondamente che l'unico principio che noi possiamo sostenere anche in questo caso, e che viene evidenziato da Alfano stesso, che viene evidenziato dai prefetti, sia quello dell'accoglienza diffusa, che si basa sul principio delle quote, quote che sono state previste un anno fa in un migrante ogni 1000 abitanti, ormai sono diventati 2 perché la pressione migratoria è molto importante, ma che credo sia l'unico che consenta di garantire un principio di accoglienza effettiva, di garantire anche una possibile integrazione e di assicurare principi di sicurezza, chiedo scusa per il gioco di parole, dei quali ci dobbiamo preoccupare tutti. Io non più tardi di qualche giorno fa ho avuto modo di parlare con le forze dell'ordine che per competenza territoriale governano anche la situazione, direi, non più accettabile di Cona, nella quale ci sono circa 400 migranti, una situazione davvero pesantissima, e mi dicevano che sono costantemente presenti in quel contesto, a presidiare quel territorio, evidentemente con rischi di mancato presidio del territorio al quale sono destinati, il territorio complessivo. Allora, concentrazioni di migranti di quel tipo vanno evitate nel modo più assoluto. Credo sia fondamentale riscoprire quei doveri in qualche modo di solidarietà istituzionale anche tra comuni, regione e Stato, che consente di affrontare un fenomeno che è tragicamente presente. Qualsiasi soluzione, sono d'accordo con la signora Turchetta, che viene ipotizzata oggi, mi pare che non colga nel segno. O meglio, l'alternativa è, sembra essere quella secca tra il lasciamoli lì, ma come, oppure un'accoglienza indiscriminata che evidentemente non è possibile. Ecco, tra questi due estremi che sono sostenuti magari dalla Chiesa da un lato, che dice benissimo e condivido anche quei principi di solidarietà, cerchiamo di fare il possibile per accoglierli tutti, e dall'altra non ne accogliamo nessuno, mancano le soluzioni politiche. E sotto questo profilo le parole che ho sentito dire dagli onorevoli Borrelli e Sernagiotto sono molto preoccupanti. Sono preoccupanti perché dicono di un'Europa che alla prima vera prova di consistenza politica dimostra la sua inconsistenza. Cioè non c'è dal punto di vista politico, manca una vera alleanza politica che dice della volontà di affrontare dei temi e delle questioni che sono di importanza assoluta e che non è capace l'Europa di affrontare e di risolvere. Allora un'alleanza che fino ad oggi si è dimostrata efficace, non lo so, ma sicuramente efficace negli effetti e nella capacità di cogenza rispetto alle difficoltà dei singoli paesi dal punto di vista economico, del tutto inefficace l'Europa dal punto di vista della gestione politica. Oggi è fondamentale che un fenomeno di questo tipo, che è importantissimo, di dimensioni che tutti quanti prefigurano come epocali e sono convinto che sarà così, ecco, manca completamente una capacità organizzata dell'Europa di affrontare un tema di questo genere e di queste dimensioni. E in questo c'è l'incapacità dell'Europa, alla quale si accompagna purtroppo l'incapacità anche dell'Italia, che ugualmente dimostra di non avere soluzioni che siano adeguate all'obiettivo. Ultimissima cosa, ecco, io ho ottenuto risposta. Ho ottenuto risposta da parte del governo, del prefetto, che hanno ritenuto condivisibili i principi che ho enunciato. Io ho chiesto semplicemente, come detto, che il governo rispettasse le quote che ha stabilito. Noi ospitiamo già un centinaio di migranti in luogo dei 50 ipotizzati un anno fa, anche con, devo dire la verità, una situazione di gestione corretta. C'è la Caritas che sta facendo un lavoro straordinario e le associazioni di volontariato che supportano il livello comunale in modo davvero straordinario. Ho trovato riscontro da parte del governo, non arriveranno i migranti, ma non è un motivo di soddisfazione per me assoluto. Ecco, io credo che e non è la soluzione del problema in casa che mi rasserena. Certo. È qualcosa che un domani rischia di ritornare ed è fondamentale che ci sia quel governo delle varie situazioni che manca a livello locale, italiano, e manca soprattutto a livello europeo. Allora, Barcellona, 2 milioni di persone manifestano per l'indipendenza. Quando i Veneti? Poi ne parleremo con Michele Favaro. Prima di sentire Riccardo Schumski e Alessandro Bolis, vediamo il servizio che riguarda proprio l'accorpamento di Belluno e Treviso. Parliamo di prefettura, questura, eccetera. Vediamo.
Treviso e Belluno sono sempre più vicine ed ora con il piano del governo sul riordino della funzione pubblica condivideranno prefettura, questura e vigili del fuoco. Il tutto entro il prossimo anno per un iter che al momento ha visto la comunicazione alle prefetture e ai sindacati con relative reazioni contrastanti. Perché se ragioniamo di perdere un prefetto, di perdere un dirigente o un punto apicale, questo va bene se serve a risparmiare delle risorse. È un po' differente se invece ragioniamo di tagli e quindi di arretramento sulla presenza dello Stato nel territorio in un momento importante come questo. Inevitabile l'alzata di scudi da Belluno, con un'assemblea pubblica già organizzata per il 22 settembre, mentre tutte le reazioni politiche parlano di svendita a Treviso, di inarrestabile frana verso la pianura. Chi l'accorpamento l'ha già fatto è la CISL, che dal 2013 ha un'unica segretaria. Al di là delle inevitabili difficoltà che sono evidentemente sotto gli occhi di tutti, tutto sommato possiamo dare un giudizio positivo di questi due anni in cui siamo stati assieme. Il fatto che siamo di pianura e siamo di montagna, posso dire che la stragrande maggioranza della popolazione bellunese vive nella Val Belluna, che ha caratteristiche molto molto simili a quelle della provincia di Treviso. Dei 220.000 bellunesi, 150.000 infatti vivono in questa parte della provincia, mentre 70.000 si definiscono delle terre alte. Da notare come sempre la Val Belluna abbia la più alta concentrazione in Veneto di imprese del manifatturiero, molto simile quindi a zone come il Monte Bellunese o il quartiere del Piave. Fusione possibile quindi? Non senza difficoltà, perché ci sono identità, sensibilità, storie politiche diverse. Senta, come avete fatto a non passare per invasori? Il problema è che ci debba essere prima di tutto un rispetto reciproco. In secondo luogo, non c'è una volontà di voler prevaricare, ma valorizzare le risorse che ci sono. Ci sono persone intelligenti a Belluno. Quando queste si assumono le responsabilità di carattere interprovinciale, noi lo abbiamo riconosciuto ed è quello che sta avvenendo nella CISL. Lucio Zanato che ha intervistato il segretario della CIS Franco Lorenzon. Allora, sindaco, un prefetto in meno, lei dovrebbe essere una notizia che le dovrebbe far piacere, o no? Beh, insomma, io considero i prefetti la Gestapo dello Stato, che è in guerra con i comuni, con gli enti locali, con la mia popolazione, quindi esercita quello che lo Stato fa nei confronti delle persone, non dei comuni. Nella situazione in cui chi amministra è messo, rapina totale di quelle che sono le risorse, anche proprio dei comuni, incombenza dei compiti aggiunti a costo zero, anzi a costo nostro, impossibilità di aiutare i cittadini. A me viene da ridere quando in questi giorni sento di dire da tutti che sui migranti abbiamo bisogno di tutta questa gente per lavorare. Ma dove li mettono? Io ho la fila regolarmente di gente disperata, non riesco a fare niente, non riesco neanche a farli perché questi maledetti hanno messo delle regole per cui non riesco neanche a farli lavorare a lavori socialmente utili con i voucher, perché vanno ad aumentare le spese del personale. Cioè, è una cosa assurda. Allora, io sono in guerra, io mi difendo, mi mandino anche a casa, ma farò di tutto. Vedo che la gente sta cominciando a capire la situazione in cui siamo messi e non sarà così semplice, per cui da questo punto di vista un prefetto in più in meno per me lo considero un nemico con cui mi batto. Ovviamente lo rispetto come persona, come rispetto a tutte le persone, ma mi batto fino alla fine perché il mio compito è solo difendere i miei cittadini, affrontare le problematiche. Se mi lasciassero anche le risorse mie, non l'elemosina, le mie, quelle dovute per Costituzione, anche quelle che ho, perché se c'è difficoltà per tutti, ma qui faremo grandi cose con quello che abbiamo, faremo molto. Potremo anche aiutare, tra virgolette, dei profughi veri, non la marea di gente che viene in condizioni, diciamo, quantomeno dubbie, i cosiddetti migranti economici, per stare meglio ma senza voler molto integrarsi. Io in questi anni ho fatto un'esperienza di integrazione con musulmani e altre popolazioni che ci sono a Santa Lucia, abbiamo il 12% veneti, abbiamo il 25% di bambini a scuola che sono destinati a crescere, però l'integrazione la facciamo nelle scuole, nell'assistenza sociale, giocano, scherzano, imparano il dialetto, cioè parlano come noi, ci rispettano, noi rispettiamo la loro religione perché le religioni vanno rispettate, ma questa è la forza con cui si affrontano i problemi, no con gli slogan. E chiaramente poi dobbiamo dire che i contesti internazionali sono quelli. L'America ha fatto
non so quanti danni e ne continua a fare, perché loro di politica internazionale gli interessa solo il tornaconto. Obama è una nullità come persona, l'ha dimostrato. Adesso i russi hanno cominciato a mostrare i muscoli e lui ha detto: ma come si permettono questi qui? Cioè, non è possibile, cioè, questi non sono statisti, questi sono... Cioè, guardate, io non è che mi autostimo, io sono un modesto medico, modesto sindaco, questi dovrebbero studiare prima un po' di storia generale e capire come poter affrontare le questioni, perché chi ha destabilizzato il Medio Oriente sono la Francia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti, finimo, disemo e robe come che sta, questi sono, e l'hanno fatto per loro interessi e adesso ci ritroviamo, visto che siamo messi così nel Mediterraneo, ad averli in prima linea. Su questo ci sono grandissime colpe della classe politica italiana, che ha sottostimato il problema, ha cominciato a fare i buonisti, e finché abbiamo il Vaticano non ne faremo. Io ho il parroco che adesso se ne è presi 8 di questi nella canonica, faccia quello che vuole, mi auguro che siano brave persone, io gli faccio anche due conti su quello che incasserà all'anno per 8 persone, 8 per 3, io 80.000 euro, mi viene qualche sospetto, insomma. Poi quando sono finiti i soldi, voglio vedere, io gli ho già detto che non me li mando in municipio, perché prima i miei, e io sono stato eletto per questo e non per altro, e soprattutto in una situazione di guerra con lo Stato mi devo difendere, ma non per difendere la mia persona, per difendere i miei cittadini. Allora, è crollata una moschea vicino alla Mecca e 65 morti, è una notizia arrivata poco fa. Allora, Sindaco Bolis, ieri sera alla puntata dei Veneti schiacciati dalla crisi c'era un signore, padre di una ragazza, sposato con una donna anch'ella disoccupata, insomma tutti disoccupati, senza alloggio tra poco perché saranno sfrattati, lui disoccupato, malato e senza lavoro anche gli altri, e c'era qui un esponente della UGL Polizia, Mauro Melao, che ha detto: va bene, i libri di testo li compriamo noi a questa ragazza, no? E ovviamente ieri l'abbiamo citata, perché abbiamo detto: speriamo che il sindaco possa fare qualcosa per voi. Lei che cosa dice a riguardo? Cosa ci dice? Beh, innanzitutto mi è dispiaciuto vedere come, insomma, una bella trasmissione, perché anche quella lì che fate al giovedì dei Veneti schiacciati dalla crisi, ci sono molte realtà vere, molte cose che emergono che fanno veramente toccare il cuore. Questa in particolare è stata una mezza patacca, perché di fatto è una cosa che non è assolutamente vera. Infatti racconto questo piccolissimo aneddoto. Nel 1995 questa stessa persona andò e portò il sindaco di allora a mi mandare i tre da Lubrano con lo stesso problema, quindi è una cosa ciclica, ogni 20 scatta sta roba, è toccata a me, però insomma va bene. Al di là quindi in un altro comune però stava, cioè stava in un altro... era sullo stesso, sempre sullo stesso comune. Al di là di questo, credo che insomma noi aiutiamo, insomma cerchiamo di aiutare tutte le persone, riusciamo a fare anche progetti di integrazione lavorativa facendoci aiutare, perché chiaramente, come diceva giustamente il collega, non possiamo dare direttamente i voucher lavorativi, perché sennò ci aumentano le spese del personale. Al di là di questo, in questo caso specifico non è assolutamente vero. Mi dispiace che il sindacalista dell'UGL abbia dovuto dare, ecco, se lo sente si faccia restituire i soldi, perché non più tardi di 5-6 mesi fa ha preso 300 euro proprio per comprare i libri, quindi bisogna chiedere come ha utilizzato gli altri, e anche questo è un grosso problema. E poi questa persona di fatto, oltre ad avere tutta un'altra serie di problemi e tutta un'altra serie di contributi avuti dal nostro comune, dal nostro territorio, credo che insomma sia un abile attore che ha insomma un po' fregato la Mirella, che è una persona puntuale e precisa nel riuscire a scovare queste realtà, e credo, ecco, che bisogna porre più attenzione anche su questo buonismo dilagante, perché qual è il problema? E non è riferito alla trasmissione che lei dirige e all'emittente, ma molto spesso questo buonismo genera un meccanismo che non va assolutamente bene, e quindi bisogna cercare di selezionare, e anche in questo caso va selezionato prima
sulla questione dei migranti. Per esempio io sono totalmente contrario all'accoglienza diffusa, all'accoglienza insomma in senso anche un po' generale, ma quella diffusa in modo particolare. Insieme al sindaco di Padova abbiamo predisposto un documento che poi ha coinvolto 32 colleghi tra l'Alta Padovana e la città di Padova, cercando insomma di porre l'accento su alcune cose specifiche e generali. Cioè ci sono decreti ministeriali del 1975, allora lo Stato ci deve dire se dobbiamo far rispettare le regole a tutti o solo in quel caso specifico dobbiamo non farle rispettare, perché non è possibile che ci siano sovraffollamenti in appartamenti perché siamo in emergenza. Magari se ti mandano fuori un controllo e un bilocale poteva tenere 3 persone, ce ne sono 4, li dobbiamo buttare fuori. Cioè, e magari sono cittadini che tutti i giorni lavorano, vanno a lavorare e non hanno possibilità alcuna. Quindi credo che un po' di confusione ci sia. Non è corretto che sia il sindaco, insomma, a risolvere problemi che neppure lo Stato italiano è in grado di risolvere. Quindi a me dispiace molto vedere insomma che anche tra colleghi non siamo d'accordo su questo. Anch'io tutti i giorni ho la fila di cittadini in difficoltà, di cittadini che non sanno come pagare le bollette, come arrivare a fine mese, gente che prende 250 euro di pensione. Cioè, ecco, dobbiamo prima capire come dobbiamo risolvere i problemi quotidiani dei nostri cittadini. È difficile oggi, secondo il mio punto di vista, pensare a meccanismi di accoglienza, a meccanismi di aiuti, quando neppure non riusciamo ad aiutare i nostri cittadini. Allora c'è qualcosa da ridimensionare e da mettere insieme. Credo che sia difficile oggi pensare che questo problema si risolva in Europa, in Germania. La Merkel l'ha risolto, per me la Merkel ha la ricetta, non c'è nessun problema. Si è presi i siriani, magari con un paio di lauree e 3 lingue, perché così li voglio belli e pinellati, ma stiamo scherzando? Cioè, allora io credo o da un lato ci stanno prendendo in giro, oppure c'è qualcosa che non funziona. E da noi cosa lasciano? Ecco, credo che questo sia una cosa da approfondire con... ma non possono essere i sindaci a tirar fuori dal pantano un governo che non è in grado insomma di cercare soluzioni diverse. Vanno aiutati a casa loro, cioè creiamo dei progetti europei, c'è Sernagiotto, c'è Borelli, che aiutino le popolazioni lì sul posto. Ci sono, ma non funziona. Allora non funziona, ecco, potenziamoli. Va bene che l'Europa non funziona, adesso misura le zucchine. Un mio concittadino mi ha fatto ridere l'altro giorno al bar, ho sentito che adesso l'Europa si è interessata alla dimensione di zucchine, ma non è che vengono sull'orto a fregarmi. No, stai sereno, ho detto vai tranquillo che non te le frega. Cioè, veramente stiamo dando una fotografia ai nostri concittadini, dopo è chiaro che vedono il politico di turno, di tutti i ladri, tutti i delinquenti. Cioè, dobbiamo cercare di dare un segno tangibile. Io cerco di farlo tutti i giorni, perché credo, sono un umile amministratore di campagna, mi definisco, quindi come tale non ho assolutamente funzioni di natura politica, però cerco di essere sul pezzo, sulle cose quotidiane tutti i giorni. Il cittadino no, l'Europa ormai è una cosa che non riesce più a toccare. Grazie sindaco. Quando saranno prossimi a pensionamento le generazioni anni 60, la Fornero determinerà la causa della caduta del partito dei sinistroidi. Volevo dire in difesa di Mirella Tuzzato che lei deve veramente gestire una macchina enorme e far fronte a tanti casi, e lei so che tutte le volte verifica, fa gli accertamenti, va addirittura nelle case. Pensa direttore, una cosa, può darsi che una sia, cosa importante, se uno è in, se uno è in crisi e non ce la fa, non fa tutte le settimane un money transfer con la West Union verso l'Albania, quindi c'è qualcosa che non funziona. Tra le altre cose ho girato tutta la Guardia di Finanza per capire meglio. No, dicevo comunque che è difficile, quindi può darsi che a volte noi poi sentiamo tutte le campagne, qui il sindaco ovviamente sa di cosa parla, è un suo concittadino, quindi sa benissimo di chi si tratta. Noi abbiamo la possibilità di fare delle verifiche che a volte possono essere incomplete, anche perché abbiamo un gruppo eroico guidato piccolissimo. No, ma assolutamente bravissimi, è incommiabile come lavoro. Però può sfuggire. In queste maglie può sfuggire qualcosa. Siete incappati su tutte atrante. Sono convinto che sarà capitato altre volte, capiterà di nuovo. Allora, prima di sentire Michele Favaro, vediamo lo scontro all'interno dell'ANCI, perché Massimo Bitonci in polemica con Maria Rosa Pavanello, insomma con l'associazione che raggruppa i comuni del Veneto, ha lasciato l'ANCI, e così starebbero per fare o hanno già fatto diverse decine di comuni. Vediamo il servizio. Lo invito a
come dire, a ricordarsi che è un'istituzione e che è trasversale, e se ci sono temi difficili le discussioni vanno fatte all'interno. Mentre Massimo Bitonci annuncia che domenica il segretario della Lega Nord Matteo Salvini dal palco di Cittadella chiederà a tutti i sindaci leghisti di uscire dall'Associazione dei Comuni Italiani, la presidente di ANCI Veneto, Maria Rosa Pavanello, invita il primo cittadino di Padova a ricordare quando anche lui è stato ai vertici dell'associazione che riunisce i comuni veneti e italiani. Un'associazione di sindaci leghisti è già stata approvata, ricorda la Presidente. L'esperienza che avevano fatto i sindaci della Lega di un'associazione specifica che è la Conord è un'esperienza che non ha dato grandi risultati e ritengono che le battaglie per i sindaci vadano fatte all'interno dell'ANCI e la ritengono un'associazione importante. Il tema dei profughi è stato al centro del direttivo di questa mattina a Selvazzano, un direttivo compatto che vuole elaborare insieme alle prefetture un documento per la gestione dei profughi e le relative strutture d'accoglienza. Ogni decisione deve essere concertata e soprattutto viene richiesta la riduzione dei tempi di riconoscimento dello status di rifugiato. Intanto il sindaco di Monselice e vicepresidente ANCI Veneto Lunghi risponde alle accuse lanciate dal sindaco Bitonci. Sta sfruttando questo problema, ma per farsi, per la sua visibilità personale. Allora, servizio di Francesco Rattai, Michele Favero. Due cose, poi rischio di essere la campana stonata in questa sera. Per quanto riguarda i fratelli o i fradei della Riviera del Brenta, io non sono per niente d'accordo purtroppo con l'SMS per una prova già conclamata. Visto l'esperienza anche dell'Abruzzo, sono forme di propaganda che poi hanno risultati zero. Allora, volete aiutare le persone e le famiglie della Riviera del Brenta? Prendete la macchina, non è molto lontana da nessuna parte del Veneto, vi recate lì, date i vostri soldi alle persone che sono senza cucina, senza pavimento, che hanno difficoltà a fare la spesa, oppure portate la spesa alimentare e fate un'opera di bene. Le altre cose sono propaganda. Purtroppo poi, tra l'altro, con un territorio, una regione che ha un residuo fiscale di 20 miliardi, sento ancora sempre questa questua che durerà per altri, purtroppo, altri 5 anni sicuramente. Allora è ora di finirla. Fate delle cose serie e concrete. Chiusa parentesi. Per quanto riguarda poi la questione dei migranti, io sono stato colpito dalle parole di Borrelli e anche di Sernagiotto. Già sapevamo che c'è un'Europa divisa a metà dal punto di vista economico, adesso abbiamo anche capito che non c'è nessuna Europa dal punto di vista politico, un'Europa che alimenta altri burocrati, e su questo Sernagiotto è anche stato piuttosto duro, perché era difficile battere l'Italia, non lo sapevo, invece in questo contesto mi ha detto che addirittura fanno peggio. E alla fine, quando c'è una politica estera che dovrebbe essere condivisa, si dimostrano nel totale fallimento, e davanti a delle realtà come quella importante, che può essere gestita solo da un'Europa unita come questa dei migranti, si vede il totale fallimento di un'Europa fatta dai boiardi di Stato, dai burocrati, e non un'Europa fatta di popoli. Questo è quello che si ottiene quando le cose sono imposte dall'alto, quando sono fatte forse per gratificare le banche e le multinazionali, quando non c'è in realtà un'Europa che dovrebbe aiutare innanzitutto i propri popoli e poi anche quelli che fuggono dalla guerra. Per quanto riguarda poi tanti perbenisti che adesso dicono servono perché comunque aiutano a fare quei lavori che gli italiani o i tedeschi non fanno più, vorrei ricordare, come diceva anche prima, ha ricordato molto bene il sindaco Smuschi, che l'Europa ha circa 25 milioni di disoccupati. Non so se abbiamo bisogno di importarne altri 20 milioni, ma mi sembra che la strada sia quella giusta. Poi ho sentito anche fare un'altra affermazione, che finalmente Obama si è reso conto che l'Europa non riesce a gestire il problema e allora anche lui decide di portare a casa una parte di profughi. Ma direi che Obama ha creato il problema assieme alla Francia e alla Gran Bretagna. Dovrebbe essere stato il primo a dire, visto che abbiamo fatto questo casino, adesso cerchiamo di risolverlo. Ma c'è evidentemente una volontà di vendere armi, di vendere armamenti a questi paesi, e c'è un business dietro a tutto questo, non solo quello delle cooperative che gestiscono gli immigrati, ma c'è un business che evidentemente va bene a tutto il mondo occidentale.
Io ricordo, direttore, che quando sono venuto qua la prima volta si parlava di emergenza dei profughi 6 mesi fa, dopo 6 mesi stiamo parlando di emergenza. L'altro ieri leggevo un articolo sul Corriere che il Pentagono parlava di un'emergenza per 20 anni. Se un problema che loro deducono possa durare 20 anni è un problema che si può chiamare emergenza, beh, allora la vedo grave, insomma, la vedo completamente mancanza di programmazione e di gestione, che è tipica, insomma, di un continente che si fa governare dagli Stati Uniti, che da bravi hanno sempre fatto le guerre, anche le guerre con gli armamenti, fuori dalla loro terra. Adesso fanno le guerre economiche sempre in Europa, perché ricordiamo che anche l'embargo russo ha visto distruggere tantissime economie locali, specialmente in Veneto, e adesso ne stiamo pagando il dazio solamente noi. L'America, come sempre, se ne esce tranquilla e anzi sta andando anche bene dal punto di vista economico. Allora, portando al consumismo la parte povera del mondo, ci sarà l'apocalisse, serve al più presto la regolazione delle nascite, altro che buonismo. Abbiamo al telefono Mirella Tuzzato, che era collegata con noi, ci ha seguito e quindi ha sentito il sindaco di Carminale Brenta. Immagino voglia aggiungere qualcosa, Mirella, sulla questione degli ospiti di ieri sera. A te, Mirella, dimmi tutto. Sì, buonasera direttore, saluto il sindaco. Allora, sindaco, prima di usare il mio nome lei ci deve pensare 1000 volte. Io non ho dato nessun contributo e nessun aiuto a questa famiglia. Mi hanno chiamato e hanno esposto il loro caso, come fanno tutte le persone, tutte quante, e io li ho ospitati assieme al direttore Luigi Bazzani, perché Rete Veneta è aperta a tutti. Perciò io, sindaco, non sono scivolata in nessuna buccia di banana. Chiaro? Stia molto attento alle parole, perché la cosiddetta, prima di dire questo... Cioè, contenta lei, signora? Cose che forse lei nella vita non avrà neanche mai fatto. Perfetto. Perciò, sindaco, si documenti un po'. Attenzione prima di usare il mio nome. Si documenti un po' prima di invitare certi teatranti. Non sentire di ridare i soldi indietro, perché vogliono comprare i libri alla ragazza, è una cosa vergognosa, sindaco. La ragazza ha 18 anni, sindaco. Gli abbiamo appena dati, signora. Si informi, si informi, si informi. E sperare che venga un giovedì quando ci sono anch'io in trasmissione. Grazie. Mirella, no, aspetta. Sì, grazie, Mirella. No, aspetta un attimo, Mirella. No, bisogna però dire una cosa. Noi non possiamo e non vogliamo invitare persone che abbiano, diciamo, delle intenzioni che non sono quelle delle persone. Noi non abbiamo dato soldi no, ho capito. Ma io non ho detto che voi avete dato soldi. Cioè, il sindaco ha parlato di dell'UGL. Quanto ha detto l'UGL, cioè la disponibilità a pagare. Lui ha detto che la Mirella è scivolata in una buccia di banana. No. Noi, allora Luigi Baccialli, direttore di Rete Veneta, non deve invitare persone che abbiano problemi o abbiano avuto problemi con la giustizia e che approfittino, diciamo, della macchina di solidarietà per ottenere... Ma loro hanno solo esposto la loro storia. Allora, e poi allora, era tutto da verificare. Dicevo, Mirella, noi verifichiamo dopo. Noi non siamo... Guarda, Mirella... farò avere tutte le carte. Mirella, bene. Sai che ti voglio molto bene, però noi non dobbiamo salire sul piedistallo e dire che abbiamo sempre ragione noi, Noi possiamo anche sbagliare, per cui delle volte può essere capitato che sia arrivato in questo studio, perché siamo ovviamente uomini e non sappiamo sempre distinguere e ci commuoviamo e veniamo commossi come siamo rimasti commossi dal bambino. Può darsi che possa capitare, e sia capitato e capiterà, e non è un peccato mortale, di portare in studio gente che non avrebbe... Però noi non abbiamo aiutato nessuno. No, però voglio dire, ieri un esponente della polizia, che ringrazio molto per la disponibilità, ha detto diamo... Allora, noi i libri dobbiamo darli a chi ha effettivamente bisogno. Su questo tu sei d'accordo con me da sempre, sono d'accordissimo. Quindi noi rispetto a quanto ci dice il sindaco, e diciamo prendiamo per buona la sua versione, poi la verificheremo, perché così ci ha detto, altri dicono altre cose, noi siamo qui a fare, diciamo, da antenna. Però io non sono scivolata sulla buccia di banana. No, però appunto... Ma signora, sa, io ragiono e opero per atti, ho delibere di giunta, ho incartamenti, ho tutto, non è che faccio, capisce, non è che lavoro... No, ma io non ho parlato di scivolo, ma il problema, ma comunque...
cosa. Il problema non era cosa è stato dato, cosa viene dato a questi o ad altri. Il problema è di fare attenzione a che in studio vengano... Certo. Cosa che, voglio dire, uno può fare un errore innocente. Capita. Anche stando attentissimo, ed è normale. No, cioè non... mi ha fatto specie. Basta guardare le TV nazionali. Appunto, sì, quindi voglio dire... ha fatto specie ieri sera vedere... Cioè, io non l'ho vista, dire la verità. Ah, meno male. No, per fortuna, se no sarei intervenuto subito in diretta. No. Avrei chiamato il direttore, che è sempre gentile, e mi avrebbe sicuramente fatto parlare. Quello che mi è dispiaciuto è vedere, siccome questa persona è già stata in TV nel 1995 a fare una sceneggiata uguale con il sindaco di allora, allora dico, ma vabbè, ogni 20 anni scatterà questo meccanismo. Ma il sindaco, quando uno ha fame, farà anche 1000 sceneggiate. No, ma se uno ha fame, signora Mirella, non manda tutti i giorni o quantomeno due volte alla settimana soldi con il morning transfer in Albania. Come? No, 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 io mi riferivo al signore dell'UGL che gentilmente ha visto questa povera ragazza, certo, che diceva sta cosa qua. La ringrazio, sindaco, la salute, mi scusi se ho detto qualcosa che forse no, lei non Mirella, assolutamente. No, no, ma per carità, sto tentando di spiegare. Allora, io dicevo prima che Mirella fa un lavoro delicatissimo, difficilissimo. No, no, ma sicuramente fa un lavoro difficile, per carità. Noi non dobbiamo mai prendercela se per caso qualche volta appunto facciamo un errore o non sappiamo chi è la persona che abbiamo. Può capitare. Direttore, cioè, capita a me fare le interviste, figura, io pensavo che Galan fosse un santo, l'ho intervistato 42 volte si era portato via 1 milione all'anno che gli regalava così. Allora, ma direttore, io voglio precisare, voglio dire, perché poi le cose vanno dette per bene. Io ho detto, cioè, voi fate un lavoro rispettabilissimo, con quella trasmissione aiutate tante persone. In questo caso specifico, purtroppo, siete incappati, ma succede. E non è colpa della signora Mirella, è una situazione di questo commediante che circola a fare queste cose. Ho decine di atti che dimostrano quanti soldi il comune di Carmignano di Brenta, che io oggi rappresento come sindaco pro tempore, ha dato a questi signori. Voglio capire una cosa di questo tipo. Se uno ha fame, come giustamente diceva molto bene la signora Mirella, non fa money in transfer per l'Albania ogni giorno. E vi ricordo che sotto i 200 euro non sono nemmeno convenienti. Quindi bisogna cercare di capire se questa gente sta prendendo in giro qualcuno. A Carmignano si rispettano le regole e il sindaco non va preso in giro. Punto, sono venuto a dire questo. Va benissimo. Allora, vediamo sempre sull'accorpamento delle prefetture dei comuni. Cosa ha detto oggi ai nostri microfoni, Presidente Zaia? Presidente Zaia, Treviso e Belluno più vicine? Sembra proprio di sì, anche se il vero progetto sulle prefetture non è accorpare la prefettura di Treviso con quella di Belluno, ma è chiuderle tutte, perché il progetto resta quello, resta unico, chiudere tutte le prefetture. Chiara la posizione del Presidente del Veneto sugli accorpamenti delle prefetture di Belluno con Treviso, ma anche di Rovigo con Padova. Scelte calate dall'alto che porteranno solo problemi, senza avere soluzioni sia sul piano del risparmio che della migliore razionalizzazione dei servizi. Questa è una riorganizzazione che è una falsa e finta riorganizzazione, visto considerato che se si vuole riorganizzare bisogna fare sul serio. Non come si è fatto con le province, che si è detto agli italiani che si chiudevano le province, poi di fatto le province sono belle e solide più di prima. Per il Presidente la strada per una pubblica amministrazione al passo con i tempi è un'altra. Una visione del territorio che vuole l'indipendenza, che vuole l'autonomia, che comunque rivendica ogni forma di autonomia e soprattutto quelle forme di autonomia che ci permettono di essere padroni a casa nostra, avendo i soldi e le nostre tasse che restino direttamente qui. Allora, servizio di Lucio Zanato, intervista al Presidente Zaia. Onorevole Senaggio. Ma io mi colloco sempre in una posizione, io sono per molte cose che ha detto Riccardo, ha ragione, io credo, però non vorrei proprio dire delle cose. Renzi non poteva chiudere le province se non cambiava la Costituzione. E per evitare che andassero al voto ha trovato questo sistema, meglio questo che quello che non c'è. Oppure bisogna decidere di strappare quella Costituzione fatta post guerra 40-45 e dire sono passati 50 anni e ne costruiamo un'altra completamente. Poi la difendiamo bene nella prima parte, perché anch'io la difendo, quella dei principi, dei valori. La seconda parte, quella dell'organizzazione dello Stato, questa Costituzione è vecchia, è obsoleta, ha tutti i difetti del mondo.
solo che non si possono fare norme contro la carta principale che è la Costituzione, e perciò ci si arranca dentro un sistema che Renzi, insomma, io credo che, per dire, sul Senato meglio sì. questo non elettivo che tornare a quello elettivo, perciò vado contro quelle idee. Il mio modello di Senato, l'azzeramento totale, e quello potrebbe diventare un museo che la gente paga, entra e va a vedere sto bel palazzo dove per molti anni i senatori sono rimasti lì. Cioè, il problema però è che abbiamo un sistema che con mille quasi tra senatori e deputati è così farraginoso. Pensate che parte dei deputati hanno votato in prima lettura e in seconda lettura il Senato, sia la Camera che il Senato, questo tipo di Senato non elettivo, che poi è una specie di conferenza Stato-Regione che c'è già e non servirebbe. Adesso un'altra, gli stessi, una parte dice non mi va più bene. Prendiamo atto, questa è l'Italia, questi sono i difetti dell'Italia, e adesso io penso che la grande riorganizzazione dello Stato, che dovrebbe portare il costo dello Stato ai livelli del 2001, che era 540 miliardi, adesso è 840 miliardi, e lo Stato è un po' come il bisogno di salute, qui abbiamo un medico. I suoi pazienti hanno, se tu gli dai, hanno sempre bisogno di salute, sempre di più. E gli stati in Europa, se non subiranno uno shock forte, avranno sempre bisogno di soldi. Parlavamo dell'Europa prima, prima ho detto un miliardo all'anno, è vero, un miliardo a legislatura costa. Ma mi sembra tantissimo. Tu lo sai che Strasburgo non è servito neanche da un aeroporto, dobbiamo fare sette scali per arrivare a Strasburgo, una cosa... Vado in macchina 9 ore. Anch'io vado in macchina, perché cioè in aereo ci impiego un tempo infinito. Come si fa a fare un Parlamento europeo laddove non c'è neanche un aeroporto? Prima ci sarà l'aeroporto, poi faremo il Parlamento europeo. Ma anche questo, pensare che noi a ottobre adesso dovremo andare due volte, perché il trattato prevede 12, siccome ad agosto siamo stati in ferie, 12 sedute, e dobbiamo farne due a ottobre per recuperare. Ma ci sono anche le carte che vi spostano? Cazzo, che tutto, sì, tutto. Una follia pura. Vede, noi dobbiamo prendere questo Stato, anche io adesso dico avrei fatto cose diverse da Renzi, ma non mi sento di condannare Renzi fino in fondo, perché le sta facendo dentro a questa Costituzione che è vincolante. Cioè, non è che tu non puoi... Facciamo un esempio dell'indipendenza, degli amici di Indipendenza Vera. Chiedono un referendum. Fateglielo fare. Cioè, io sono d'accordo su questo. Ma fateglielo fare. Spiegami perché io sto adesso con David Cameron, per capirci. Ai scozzesi che stavano dentro Regno Unito hanno chiesto, gliel'ha fatto fare, ha vinto quelli che vogliono rimanere nel Regno Unito, chapeau, finisce lì. Ma perché non glielo facciamo fare? Io sono, mi batterò, ma nel nostro programma adesso, che presenteremo a Cortina il 19 e il 20 nel grande convegno del Nord, metteremo dentro il referendum per le grandi autonomie, per l'indipendenza. Poi, se i cittadini scelgono questo, spiegami perché i sardi, i siciliani, che si sono battuti per anni per la loro indipendenza, dentro a un sistema Europa, parlavamo l'altro ieri, il problema, allora, il Partito Popolare, Viktor Orban, che io ho incontrato molto, è un popolare, ed è uno che insieme ai cechi, ai slovacchi, ai polacchi, non vogliono la ripartizione delle quote, dicono lasciamo stare. Ma la ripartizione delle quote, quella di Angela Merkel, è una tragedia. Posso usare il termine Adolf senza il cognome, che così. Cioè lei si sta scegliendo la middle class siriana, che gli da lì fa fare una serie di lavori nettamente inferiori rispetto alle loro conoscenze, diplomi e lauree che hanno. Beh, ma così è la peggiore delle solidarietà. È la peggiore delle solidarietà. Io ieri ho dovuto votare contro certe cose perché erano invotabili, eppure come italiano, beh, insomma, la ripartizione. No, lei si prende chi vuole. Poi, in un sistema Europa dove dal nostro paese disorganizzato ci impieghiamo un anno e mezzo per capire se Borelli o Sernagiotto sono dei migranti economici o sono dei profughi. In Germania 30 giorni. Allora, o l'Europa dà delle regole per tutta l'Europa, oppure... Com'è? Le ha. Ma non nessuno le rispetta, non esiste, perché non ha il suo valore. Non le ha. Cioè, il problema vero, anche Dublino, quando è stato fatto, forse era giusto così, ma lo dovrebbero cambiare il Consiglio, i 28 primi ministri, in 3 giorni, quando capitano tragedie come quella del Maghreb e del Medio Oriente. No, invece si parla, la Merkel una settimana prima era lì che era
cari italiani, arrangiatevi. Vi ricordate lo stesso Hollande che stava lì al confine di Ventimiglia? In un momento cambia completamente, perché forse ce la ritroviamo segretario generale dell'ONU fra 2 o 3 anni. Allora, per diventare segretario generale ci vuole un po' di politica solidale. Allora, io non posso più comprendere come mai l'Europa non si assuma, l'Europa si fa solo, o come dice Cameron, che gli stati tornano padroni di tutto, perché la Norvegia, faccio un esempio, non è in Europa perché ha il problema della pesca, non vuole le regole, siccome vive questo piccolo pezzo di terra ma molto lungo, l'Italia ha 8.000 km di coste, dovrebbe fare la stessa cosa. Ma il vero problema è l'Europa, o è quella di Cameron oppure è quella dove le tre grandi temi che sono in mano al Presidente degli Stati Uniti d'America. La fiscalità, ma sapete che oggi le nostre aziende vanno in carenza perché pagano il 22 e tutte le multinazionali vanno lì da Jean-Claude Juncker, quando era lui, è stato proprio lui, vanno in Lussemburgo perché pagano l'8% di tasse le multinazionali. Sapete qual è la prima multinazionale italiana che è andata là? Si chiama Ferrero o Nutella, vedete voi, la stessa cosa. Allora, se non c'è una fiscalità comune, un esercito comune, una diplomazia comune, è meglio adottare il modello Camerun, che dice ogni Stato si organizza, poi sui grandi temi c'è un problema internazionale, ragioniamo come Europa. La moneta è un disastro fatta così, 2 grandi paesi fuori, altri 6-7 paesi che non entrano perché siamo in 19, non c'è, insomma, c'è tutto da cambiare, ma il buon senso potrebbe portare in tempo breve l'Europa o degli Stati Uniti d'Europa o l'Europa di Camerun, che dice no, ogni Stato è sovrano alla sua, però poi ragioniamo sui grandi temi insieme. Mi fanno tristezza questi parlamentari europei, veramente. No, siamo i primi che la cambiamo. Guarda che hai il 2 più a 2 vinti che sono là dentro. Ascolta, siamo una vita peregrina. No, siamo i primi che raccontiamo le cose come stanno, gli altri non le raccontavano. Questo vi fa onore. Allora, David Morelli, non più, non onorevole, no? Voi lo volete togliere, ci riuscirete o no? A toglierlo, sì, ma noi l'abbiamo già fatto, non ci chiamiamo onorevoli. No, però, però avete proposto l'abolizione del titolo. Ripeto, no? Non credo sia quello il problema. Sì. No. Allora, io concordo in buona parte con quello che diceva Sernagiotto, perché vivo lì le stesse sensazioni, e quindi è ovvio che questo è effettivamente quello che succede. C'è una cosa che però vorrei che non passasse. Io concordo con tutto quello che è stato detto questa sera, perché ho fatto parte di un consiglio comunale, so cosa vuol dire e quanto difficile è oggi essere in un comune, però non vorrei che passasse il concetto che non c'è soluzione. Ecco, questo no, questo non è vero, la soluzione c'è, le soluzioni, o meglio, ci sono, e dal bacino europeo, quindi dal Parlamento, dalla Commissione, eccetera, queste soluzioni sono uscite, non le si vuole prendere, è un'altra la questione. E mi piacerebbe anche fare un po' di ordine sul tema immigrazione, che è il tema veramente pesante del momento, e se lei avrà la bontà di reinvitarmi ci torno come volentieri, no, certo. Perché bisogna dire le cose come stanno. Se parliamo di profughi, parliamo di qualcuno che ha diritto ad entrare in Europa, che ci piaccia o no, è così. La legge sui rifugiati esiste da Ginevra e non possiamo fare a meno di riceverli, o usciamo dall'Europa se non ci piace, questo è un altro discorso e a me andrebbe anche bene, ma a oggi, stando dentro l'Europa, non possiamo non ricevere queste persone, e parliamo dello 0,11% della popolazione europea, cioè circa 500.000 persone. L'Italia si è adesso sbarcate 120.000. La soluzione, una delle soluzioni, è dividiamo queste 500.000 persone tra i 28 Paesi membri al momento, perché hanno diritto, non le puoi mandare indietro. E quindi questo mi sembrava una cosa di buon senso. Il fatto che la Merkel se li sceglie, verissimo, ma è anche vero che l'Italia poteva fare altrettanto e non l'ha fatto, perché essendo uno dei punti di approdo e toccando all'Italia il fatto di identificarli, poteva sceglierseli lei chi rimaneva qua e chi mandare via. Ma ci sono le cooperative che, attenzione, stanno investendo tanti soldi. E questo è il problema. E questo è il problema. E si rifiutano di farsi identificare anche. E questo è il problema. Però chissà perché la Germania ci riesce, noi no.
io dico una cosa, il problema è il business che c'è dietro a tutto questo. I famosi 35, oggi 37 euro, che vengono dati per un totale di 90 giorni, poi espandibile in Italia, a queste persone per essere identificate. Parliamo di cose semplici. C'è un ivoriano al CARA di Mineo che è indagato per un duplice omicidio. Sì. A me non risulta che in Costa d'Avorio in questo momento ci sia una guerra. Quindi cosa ci fa quella persona là? Lo manteniamo. Neanche in Senegal. È lì perché ricevono questi soldi. Esatto. Allora, la scelta è chiara. Se uno ha diritto a una certa cosa, gliela si dà. Se non ha diritto, c'è un'altra legge che è il respingimento. Non ci piace, ne discutiamo. Facciamo quello che volete. Però a oggi c'è una legge. Hai diritto, entri. Non hai diritto, esci. Le soluzioni ci sono anche nel territorio. L'Europa ha investito solo nell'ultimo anno 2 miliardi e 800 milioni sul Corno d'Africa e sull'Africa settentrionale. Non sono proprio pochi soldi per aiutare lì le popolazioni. Il problema è chi controlla? Che cosa viene fatto? L'Europa non ha neanche la forza per andare a controllare questa cosa qua. È possibile che la Corte dei Conti, ovviamente... Ma non c'è. Infatti, voglio dire, da noi ci sono le Corte dei Conti. Noi non abbiamo... Voi che siete in un comune, sapete che se un consigliere comunale chiede un accesso agli atti, in 5 giorni a Treviso gli devono dare copia di quell'atto. Io da parlamentare europeo, se chiedo di conoscere le infrazioni a cui è sottoposta l'Italia, ma il dato non me lo danno. Incredibile. Questa è la realtà. La realtà è che io non so neanche cosa delibero, perché non ho nemmeno le carte. Non mi vengono date. Io faccio prima a chiedere a un collega nazionale le carte dell'Italia che no ad averle tramite l'Europa. Questa è la burocrazia che diceva Sernagiotto. Questa è la realtà. Allora, Nicola Finco. Ovviamente quanto detto adesso dall'Europarlamentare sta a testimoniare che e va a sancire che questa Europa, comunque così come l'hanno costruita i padri costituenti, tra i quali anche molti italiani, è un contenitore vuoto, fallito, che ha fallito, diciamo, sotto tutti gli aspetti. Ma tornando ai servizi di prima, in particolar modo al servizio, quello di Bitonci, sulla questione dell'ANCI, sì. Io avevo sollevato la questione ancora 2 mesi fa, quando diversi sindaci del mio territorio mi contattarono proprio perché la presidente dell'ANCI, che è il sindaco di Milano, ok, e... preda, non so, forse alla tessera di partito che è in tasca, non ebbe il coraggio di rimarcare la posizione dei comuni, diciamo, veneti, su determinate situazioni, non solamente situazioni che riguardano i migranti, ma anche situazioni che riguardano, diciamo, la questione dei tagli continui che si stanno perpetuando agli enti locali. Mi ricordo che la Presidente si arrabbiò molto e nel giro di 2 giorni fece un paio di conferenze stampa accusandomi di tutto e di più, e iniziò a farsi vedere molto attiva, diciamo, a tutela dei propri sindaci. Sta di fatto che oggi abbiamo 2 organismi, uno che è l'ANCI, l'altro è la conferenza delle regioni, una in mano al PD che è con la Pavanello, l'altro con Chiamparino, sempre in mano del PD. Il problema è che queste 2 figure non stanno facendo nulla a tutela degli enti locali, in particolar modo parlo nel mio caso della regione del Veneto. Oggi stavo con il vicepresidente Forcolin guardando ovviamente la riforma che ci impongono, che è quella delle province, okay, dove delle funzioni che la regione si deve prendere, e da calcoli fatti non dalla regione ma da Lupi, visto che qualche genio a Roma che si chiama Matteo Renzi ha detto ho tagliato le province, abbiamo risparmiato un sacco di soldi, alla regione Veneto, ok, accorparci le funzioni delle province più il personale ci costerà, soldi dei cittadini veneti, 55 milioni di euro, ok? Qualcuno potrebbe dire, potete ribellarvi, potete lasciare tutte le competenze alle province, fregatevene completamente. Se noi non deliberiamo entro il 31 di ottobre, ok, la riorganizzazione delle province, ci arriverà una sanzione da parte dello Stato di 45 milioni di euro, ok? Oltre all'obbligo di ovviamente prendersi in carico dipendenti, funzioni e quant'altro. Però allora, questo. Ma quanto costavano prima le 7 province?
Ah, non lo so adesso il costo. Cioè, ti dico, qui ci sono calcoli che ci hanno mandato. Che ci hanno mandato 50, mi sembra una cosa buona. Sì, però allora io ti dico, noi abbiamo un bilancio che tu, Remo, ci sei stato fino all'anno scorso. Un bilancio dove anche 500.000 euro sono importanti. Adesso, dalla sera alla mattina. Se vi trasferiscono le scuole, che era una delega delle province, se vi trasferiscono i disabili sensoriali, che era una delega delle province. Lo Stato non ci dà un euro per questo. Ma non può, erano gli stessi soldi. Non ci dà niente. Cioè, ci sono rispetto sui comuni. No, ma anche i dipendenti, dei calcoli che noi abbiamo fatto. Non hanno fatto ancora ce ne sono già da noi a Treviso. Questi ci costeranno 55 milioni. Ce ne sono pochissime province che l'hanno già fatto. A parte che il dirigente del bilancio ci ha detto io 55 milioni non so dove tirarli fuori. Punto primo. Secondo, in tutti questi anni non abbiamo avuto risorse per fare grossi investimenti, perché ovviamente i soldi sono quelli che sono, senza poi parlare dell'ultimo taglio che adesso verrà certificato alla sanità di altri 300 milioni per la Regione del Veneto. Ci troviamo con questa mazzata di dover tirare fuori questi 55 milioni qua, più oltretutto accorparci dipendenti, funzioni e quant'altro. Mettiamo anche che domani mattina decidiamo di farlo. È in corso la riforma del titolo quinto della Costituzione. Se domani mattina il governo Renzi ci toglie 3, 4, 5 deleghe che adesso noi oggi abbiamo come regione, noi ci siamo incamerati. Vuol togliervene una sola, quella della sanità vuol togliervene. Beh, la sanità, cioè, forse solo quella. Se ci toglie 3, 4 competenze, domani mattina noi ci troviamo col personale delle province che facevano determinati ruoli, che avevano determinati ruoli e che adesso a noi non ci serviranno più a nulla. Quindi ci troviamo a pagare stipendi, ok, e a dare zero servizi al territorio. Fantastico. La politica che stanno facendo di continui tagli alla sanità e sociale non è una politica a caso, perché se noi guardiamo tutte le ultime manovre che hanno fatto soprattutto questi governi, dal governo Monti in poi, sono state tutte manovre che hanno agevolato chi? Le banche e le assicurazioni. Che cosa sta portando il continuo taglio ai servizi sanitari? Sta portando ovviamente l'amministrazione pubblica a dover tagliare dei servizi o aumentare delle tasse, e incentivando sempre più il privato a fare che cosa? A doversi fare delle assicurazioni private. Che se guardiamo bene, gli unici piaceri che ha fatto questo governo sono alle assicurazioni e alle banche. E infatti, quando loro devono colpire gli enti locali, li colpiscono sulle materie più delicate e più sensibili. Però purtroppo, ovviamente, quando che parla il maghetto di Firenze, pare che parla il Papa, ok? Dopo ovviamente lui è un ottimo comunicatore e ha fatto bene Salvini a dargli del verme, perché uno che apre la festa dell'unità a Milano con una foto di un bambino morto di 3 anni su una spiaggia può essere solamente che un verme. Anche perché se noi vogliamo iniziare a fare propaganda politica strumentalizzando le morti dei piccoli, cioè purtroppo ogni giorno in tutto il mondo muoiono bambini. Poi di fede musulmana, di fede cristiana, di qualsiasi altra fede. Però utilizzare certe immagini forti per creare pietismo e per dire italiani questa è la situazione, perciò dobbiamo adeguarci ed accogliere di tutto di più, penso sia il sistema più sbagliato che ci sia per affrontare il problema. Tra l'altro che citava prima Cameron, l'onorevole Senagiotto, però bisogna anche dire che loro hanno tagliato la spesa pubblica e poi hanno abbassato le tasse con tagli violenti al settore pubblico, nel senso che qui loro pensano e forse non potranno assorbire i dipendenti delle province, lì mandano a casa. Io capisco la difesa d'ufficio di Finco, me ne rendo conto, anche sul fatto che Salvini sugli immigrati ha costruito il suo consenso elettorale. Allora non strumentalizzate Renzi su il ma bambino il consenso, perché lo state strumentalizzando. Ma perché ha creato il consenso? Perché forse la gente non è più di questo elettorale sistema. Sulla questione degli immigrati, salvo cambiare idea tutti i giorni, perché adesso quando ha capito che la situazione è ben più complessa, allora offre anche il suo loft. Ma detto questo, sì, ma noi parliamo sempre di profughi, Tocchetto, parliamo di profughi. Tu parli di clandestini, almeno un anno e mezzo diversa. Fa, dove c'era tutto lo schieramento leghista che era d'accordo sul togliere le province. Allora io credo che noi dobbiamo sburocratizzare questo sì, stato. Ma non è sistema, la forza però. Non è, caro Finco, di piangersi addosso perché in regione mancano i soldi. La forza è di trovare un'intuizione politica per gestire bene i tagli. No, cara e mia, per perché voi fate i danni a Roma e noi dobbiamo risolvere i danni che voi fate. Le deleghe. La cosa è più ben diversa. Deleghe possono la cosa è ben diversa, gestite perché bene l'avete fatto e voi. Una politica regionale migliore voi. Rispetto
certo che spezzettarla attraverso altri enti, e abbiamo capito che in questo momento la provincia era un ente inutile, che peraltro era inutile già dal 1970, quando sono nate le regioni, dove le province dovevano essere eliminate. Ma allora ti sembra questo il modo di riformarle? Per 40 ti sembra questo anni. Il modo di riformare le province? Adesso c'è questa chiusura che i Veneti delle province. Devono tirare fuori 55 ora, milioni per sopperire all'inefficienza del governo centrale. Bene, ma può dai. Essere una forza per la regione. Ma detto questo, lo spalmarsi dei dipendenti pubblici va anche in altre istituzioni, perché ci sono alcuni dipendenti provinciali che stanno andando nei comuni, altri che stanno chiedendo di andare nei tribunali vari, e io sono ben contenta, perché il tribunale di Treviso è uno di quelli che sicuramente li accoglierà, perché è sotto personale. Sono tra l'altro infatti in disaccordo con la chiusura dei tribunali, e quello di Chioggia, che io frequentavo, mi dispiace che non è ci sia, di perché era Grappa, una bella situazione, quello, e Bassano del Grappa è stata fatta una battaglia, per cui la forza di una regione sta anche nel fatto di risolvere le questioni, e avere più deleghe può essere un'ulteriore forza, non deve essere un piagnisteo che vi manca. Ma non è che abbiamo più deleghe, non ci abbiamo più deleghe, noi ci dobbiamo solamente assorbire del personale. Io credo che quali noi dobbiamo è che ci prendiamo veramente su? Razionalizzare la spesa, e spero che tra enti che devono essere dismessi, tra partecipate, spero che sia il prossimo taglio, e anche tra i prefetti, che sicuramente ne servono molto meno, forse riusciamo a avere anche una spesa pubblica meno costosa. Sì, ma dopo questo sarà una costante, i 50 milioni, non è che solamente per quest'anno, ogni anno ci troveremo i 50 milioni da pagare. Effettivamente noi abbiamo creato un'Europa così importante, e sentire loro mi piange il cuore, perché capisco che non se ne va da nessuna parte, se il problema è che le tante decisioni e le soluzioni che ci sono, e sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Davide Borrelli, anch'io le leggo che ci sono delle soluzioni per la questione dei migranti, ma di fatto si capisce che dall'Europa nulla viene, e mi preoccupa il fatto che comunque questo organismo così fantomatico e così forte alla fine non porti a casa agli europarlamentari, ma il semestre europeo che cosa ha portato? Niente. All'Italia, niente. Ditemelo, che cosa ha portato il semestre europeo? Aveva fatto una proposta che era secondo me una proposta giusta, che la coparticipazione dei fondi strutturali europei uscissero dal patto di stabilità. Cosa vuol dire? Che la regione del Veneto per il settennato, quello in corso, ha 1,2 miliardi di fondi strutturali per l'agricoltura, ha 764 milioni per i fondi strutturali del FSE, Fondo Sociale Europeo, ha 680 milioni per il FESR, lo sviluppo regionale, e ha 60 milioni per la pesca. Questi però sono la metà che arrivano dall'Europa, e metà è la copartecipazione della regione. Rientrano nel patto di stabilità. Questi soldi, per prendere la metà, la regione del Veneto si trova in grandissime difficoltà, quello che si chiamava competenza e cassa. Chiaro. Adesso lui fa il capogruppo. E questo, devo dire che si è battuto per questo. Risultato zero, non è colpa sua. Si è battuto anche per il Made in. Racconto la cosa. Ad agosto mi arriva una telefonata e mi dicono: è stata arrestata una ragazza di Crespano del Grappa vicino a te, alle isole Farò. Dico, ma perché è stata arrestata? No, perché è un attivista contro. Cosa fanno le isole Farò? E dice, hanno una specie di paglio loro, che ammazzano tutti i delfini finché il mare diventa tutto rosso. Io ho scritto subito un'interrogazione per capire. Beh, le Faroe è parte della Danimarca, ma non sono in Europa. Ho fatto subito interrogazioni, mi hanno risposto non possiamo fare niente perché non è Europa. Ma come, sono parte della Danimarca, non sono Europa. Infatti avevamo l'altra sera onorevole Mariana Baldo e Alice Rusconi, una di Crespano del Grappa e l'altra di Trevigiana, che proprio hanno raccontato e hanno fatto vedere anche queste immagini raccapriccianti. Sì, sì, noi abbiamo fatto un'interrogazione con stessa risposta. Allora, Riccardo Sciuschi, poi il sindaco di Chioggia, poi ancora Polis, poi Favero. Allora, parliamo di ANCI, una cosa che non serve a niente, perché è un'associazione che serve a far digerire ai comuni quelle che sono le decisioni del governo. Io ne sono uscito da tanti anni, prima ho fatto l'esperienza dall'interno, perché poi criticare è semplice, non abbiamo mai prodotto niente. Quella del Veneto si batte, ma conta zero, anzi conta solo che
la presidenza del Veneto, il vicepresidente lì e va a Roma, si fa le sue questioni. Portato a casa risultati zero, patto di stabilità zero, miglioramenti. Ogni volta che fanno un provvedimento vanno lì, i risultati sono per le grandi città. A noi cittadini dei comuni medi, piccoli, anche serve a zero, quindi inutile buttare via i soldi per un'associazione che non tutela, ma dati di fatto. Poi loro parlano, d'altronde il presidente è il sindaco di Torino, si vede che è una questione sabauda quella, se la tengono lì prima era Chiamparino, adesso quest'altro fascino. È l'abitudine con cui fascino che hanno conquistato l'Italia facendola in questa maniera, quindi lasciamo perdere il giudizio, ma il risultato è zero, questi qua non contano niente, tu scrivi a questi, manco ti risponde. Arrivano e quindi è inutile, sul patto di stabilità, miglioramenti, l'Europa, ma figuriamoci, i tedeschi, io non so come lo calcolano, io vado spesso in Germania con i parenti, questi lavorano e fanno comunque i lavori, io non riesco a mettere a posto una scuola che mi casca pur avendo i soldi, perché non me lo sbloccano il patto di stabilità, a quel signore lì che sta a Renzi che io non sopporto, perché non risponde, ha fatto anche il sindaco, poi vai a vedere i suoi bilanci, sono tutti indagati, sia quelli della provincia di Firenze che quelli di quando ha fatto il sindaco, e ovviamente in Italia lo si fa Presidente del Consiglio, non ho parole per dire questo. Le riorganizzazioni, le province, ma facciamo un piano, si può dire che non servono, vanno modificate, facciamo un piano, invece in Italia ha ragione il Sernaggiotto, c'è la Costituzione e quindi si è fatta una cosa raffazzonata. Adesso i dipendenti, perché Cameron, cosa hanno fatto gli inglesi? A casa, se anche tu dando una garanzia di un anno. Sì. Ma oggi in Inghilterra la disoccupazione è il 4,5%. Ma siamo d'accordissimo. Perché bisogna fare degli sforzi? Il problema è che adesso i dipendenti li vogliono dare i comuni. Ma non ho risorse. Mi devi dare le risorse. Come vuoi dare le funzioni a qualcuno? Ma no, è questo, guardate, io. Il divorzio va benissimo perché semplifica alcune categorie. Però i miei dipendenti che sono sempre meno perché vanno in pensione e non posso recuperarli se non quando due se ne vanno ne recupero uno, devono fare questo lavoro in più. Non mi hanno dato una risorsa, neanche un euro per fare questo lavoro in più. Io la prossima settimana presenterò i costi della fatturazione elettronica, tutti i costi a carico dei comuni. Ho un dossier, lo presento in conferenza stampa, te lo do qui. Numeri e stabilisco un tarifario a carico dello Stato. La prossima volta che mi manda qualcosa da fare, prima gli mando il bollettino, paghi 10.000 euro e poi io faccio il lavoro, se no non facciamo più niente per questi qua. Allora, scusate, dobbiamo andare in pubblicità proprio pochissimi istanti e poi torniamo con il sindaco Bolis, il sindaco Casson, Michele Favero e gli altri ospiti. Ovviamente continuate a scriverci. Grazie molto.